partito. Andrea, si può parlare di crisi, di risultato? Probabilmente sì. Di gioco, come vi sentite? Si può parlare di crisi in generale oppure no? No, io non direi che siamo in un momento di crisi. Giustamente i risultati stentano ad arrivare, quindi su questo siamo un pochino preoccupati, però credo che sotto il profilo del gioco, e sabato c'è stata un'alta dimostrazione, non stiamo praticamente meritando quello che raccogliamo, perché noi nel primo tempo veramente abbiamo messo sotto il Brescia, che dispone di grandi giocatori, quindi credo che si tratti soltanto di una questione di risultato, di una questione un po' di attenzione, perché prendiamo gol sempre nei minuti finali, quindi sempre poi su palle inattive. Dobbiamo stare sicuramente un pochino più attenti, ma sotto il profilo del gioco non c'è nulla da dire. Cosa è cambiato dalla gara contro il CAF? Perché fatto sta che da quella partita in poi le cose sono cambiate, nei risultati un po' anche nell'atteggiamento. Beh, normale, quando perdi una partita in casa, poi il derby, la prima sconfitta stagionale in casa, un pochino di pesa, però noi a livello psicologico non credo che abbia influito tantissimo. Il discorso è che ultimamente stiamo giocando bene, ma raccogliamo veramente troppo poco, quindi non so questo a cosa sinceramente sia legato. Perché anche la condizione fisica, noi stiamo bene perché abbiamo messo sotto quasi tutte le squadre, quindi secondo me è più una questione di attenzione, soprattutto nei minuti finali, che dobbiamo sicuramente migliorare. E cosa manca per essere il miglior Mazzarani? Questa è una gran bella domanda, non lo so, guarda, io dico la verità, io scendo in campo, cerco di dare sempre il meglio. Ci sono partite in cui riesco a esprimere tutte le mie qualità, altre meno, quindi non so cosa manca. Io mi alleno sempre alla grande, ma penso che comunque sia un periodo un po', adesso a prescindere da me, un periodo un po' negativo per tutta la squadra. Io credo che secondo me serve un risultato positivo già da sabato contro l'Avellino, per ridarci un po' di quel morale che forse abbiamo un pochettino perso, per ritrovare la strada giusta dell'inizio. Una domanda specifica che però ti devo fare: tu eri presente in quell'anno in cui ora si parla di addirittura 14 partite a rischio, insomma, il Modena aveva sempre coinvolti in 14 partite nell'anno in cui tu eri qui, con coinvolti Colucci e Bellucci. Tu non hai mai capito niente? Io non sapevo neanche di questa notizia, perché sono arrivato, guarda, proprio adesso da Roma, non ho letto. Scandalo di scarcaccio scommesse è esploso oggi, in cui sono stati arrestati 4 persone e indagati giocatori, tra cui Colucci e Bellucci. Ma guarda, veramente non ne so niente. Io per quanto mi riguarda, quando giocavo non ho visto assolutamente nulla. Poi non credo che due ragazzi come Leo e Claudio possono fare cose del genere. Io questo qui non lo so, non ho notato nulla in campo, come penso anche i compagni miei che c'erano quell'anno. Dispiace se sono indagati, ma non ne so nulla veramente. Ma io non credo, da calciatore, non credo che ci siano state magari partite combinate o cose del genere, perché quando andavamo in campo, cioè, anche proprio loro due, cioè, erano sempre i primi a voler vincere. Non so quello che è successo, quindi non so neanche cosa dire sinceramente. E tornando al presente, su un campo difficile, voi ancora non avete vinto in trasferta, sì. Invece l'Avellino in casa ha fatto la maggior parte dei suoi punti e viaggia in zona playoff. Sì, sappiamo che sabato ci aspetta una partita molto difficile, perché loro in casa sono una bella corazzata. Però anche noi fino a qualche mese fa in casa non ce n'era per nessuno, quindi cerchiamo adesso da oggi cominciamo ad allenarci a testa bassa, perché te l'ho detto prima, ci servono veramente troppo questi punti, questi 3 punti, e se riusciamo a vincere lì ad Avellino, credo che ritorniamo sulla strada che avevamo un po' perso.
sappiamo che loro sono forti, ma noi non dobbiamo avere timore assolutamente né del campo né della squadra, ma dobbiamo essere consapevoli delle nostre qualità, perché se tutti quanti noi giriamo al 100%, penso che poche squadre riescono a superarci.